noi ricordiamo le tappe, fine marzo 20.000 l'abbiamo raggiunto, metà aprile 30.000 l'abbiamo raggiunto e superato in due occasioni, uno stress test specifico che è stato fatto proprio per dimostrare che la macchina del Piemonte a quel livello era in grado di arrivare, e arriveremo a 40.000 naturalmente con i vaccini che ci devono dare da Roma, perché la nostra campagna vaccinale è sempre legata e collegata a quelle che sono le forniture. Tant'è che abbiamo segnalato la difficoltà che stiamo vivendo in questi giorni, la nostra macchina è pronta ai 40.000 vaccini al giorno, ma per raggiungerli abbiamo bisogno di un potenziamento nelle dosi. Sono felice del fatto che stamattina alle 8 mi è stato comunicato che domani riceveremo un contingente extra di 10.000 dosi di AstraZeneca che ci permetteranno in questo modo di arrivare per questo vaccino specifico alla data del 3 maggio, dove ne arriveranno altre 132.000 dosi, quindi ci permette di fare un ponte in questi giorni che sono giorni critici, perché noi abbiamo vaccinato tanto e abbiamo vaccinato come era giusto, cioè al massimo delle nostre possibilità. Quindi io credo che sia corretto che, facendo la regione il massimo, tutti facciano il massimo per metterci nelle condizioni di raggiungere questo obiettivo, che è assolutamente alla nostra portata e che noi raggiungeremo, così come abbiamo fatto per i due precedenti. Questo è un tema, sono temi delicati, perché sono temi evidentemente che riguardano la coscienza degli individui. Come è giusto, e ribadisco giusto, che il vaccino sia volontario per le persone comuni, per noi, ritengo che sia altrettanto giusto che sia obbligatorio per chi svolge delle professioni di carattere sanitario, che sono a contatto quotidiano con le persone più deboli e più fragili, che sono i nostri malati.